Buongiorno a tutti, in questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questo scaldacollo da uomo che ho deciso di chiamare scaldacollo King. Per poterlo realizzare io ho utilizzato il filato nuovo che trovate sul sito di Uncinettando con i Filati e si chiama Boxer. Ogni gomitolo è da 50 grammi, misura 175 metri ed è formato dal 50% lana vergine e 50% acrilico, ma vi posso assicurare che non punge per niente, è un filato veramente morbido. Io ho utilizzato per poter realizzare questo scaldacollo, che è di circonferenza circa 72 cm e di altezza 24 cm, ho utilizzato due gomitoli del grigio e un gomitolo del blu notte, quindi un totale di 150 grammi. Ora io nel video vi dico naturalmente cosa dovete fare, se lo volete fare più piccolo o ancora più largo a seconda dei gusti della persona a cui lo volete regalare. Io ho fatto, diciamo, una misurazione media, non troppo stretta neanche troppo larga, così mi è stato chiesto, e neanche troppo alta, ma voi potete farla molto più stretta e anche molto più larga. Nel farlo più stretta io vi consiglio comunque di acquistare sempre 150 grammi. Nel farla più grande, allora vi faccio vedere che del secondo gomitolo del grigio me ne è avanzato parecchio, me ne è avanzato meno di quello blu, quindi in questo caso vi consiglio comunque di andare a comprare un altro filato blu, quindi invece di 150 grammi fate 200 grammi, 100 per ogni colore. Io però oltre a questo scaldacollo che vedete ho intenzione di creare anche un cappellino da abbinarci, che però uscirà la settimana prossima. Per ora concentriamoci prima sul scaldacollo perché è un progetto veloce e rapido. Poi settimana prossima, non so ancora se è martedì o mercoledì, farò uscire anche il cappello da abbinarci. Quindi una lavorazione veramente semplice, alla fine è un giro che viene sempre ripetuto e secondo me è una lavorazione molto molto maschile, non solo dovuta sia al colore che ho scelto ma proprio al tipo di lavorazione, che è comunque un po' in rilievo, non tantissimo. Infatti guardate, è morbidissimo lo scaldacollo, non è venuto rigido nonostante si abbiano queste lavorazioni un po' in rilievo. Però vi posso assicurare che comunque lavorando con uncinetto del 4,5 con questo tipo di filato e col tipo di lavorazione che ho usato viene morbidissima, guardate, veramente è morbido morbido. E come vi dicevo è un giro che va sempre ripetuto, quindi una cosa molto semplice che rientra proprio nei nostri progetti facili e veloci. Detto ciò, io vi lascio al video e come sempre se decidete di realizzarlo mi potete mandare le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio o anche come Uncinettando con i Filati se avete acquistato il filato presso il sito o presso la merceria Coleti. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per poter realizzare il nostro scaldacollo da uomo io ho deciso di utilizzare il filato Boxer, che è della lana del cigno nero. Ogni gomitolo è da 50 grammi, misura 110 metri ed è fatto dal 50% lana vergine e 50% acrilico. I colori che ho scelto io sono due e sono il grigio e il blu notte, e alterneremo i due colori. Allora iniziamo a lavorare con il grigio. Io lavorerò con l'uncinetto, scusate sposto un po' i filati, del 4,5, lavoreremo in tondo. Io ho montato 100, quindi come vi ho detto io lavorerò col 4,5 e ho montato 90 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su multiplo di 3, quindi se volete fare lo scaldacollo o più largo o più stretto dovete andare ad aumentare e diminuire di 3 catenelle. Io ho montato tante catenelle da avere una circonferenza di circa 72 cm, che sembra tanto per essere uno scaldacollo, ma è su richiesta del mio amico che non lo vuole troppo stretto ma vuole uno scaldacollo un po' più largo, quindi ho montato tante catenelle da arrivare ad avere circa 72 cm di circonferenza. Però ripeto, se voi lo volete fare o più grande o più piccolo non dovete fare altro che andare a aumentare o diminuire di 3, 6, 9 e così via di catenelle. Detto ciò possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta e poi andiamo a fare una maglia alta in ogni catenella. Quindi primo giro semplicissimo, anche se in realtà questo sarebbe il nostro giro base, però dopo spiego meglio. Quindi andiamo a fare come primo giro una maglia alta in ogni catenella, in questa maniera, per un totale nel mio caso di 90 maglie alte. Sto per terminare il primo giro, ho fatto l'ultima maglia alta, quindi entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta.
prendo il filo, vado alla maglia alta successiva, ma entro nel filo dietro. Quindi vedete, non entro per tutta la maglia alta, ma solo nel filo dietro, e vado a fare una maglia alta. Ancora prendo il filo, vado nella maglia alta successiva e di nuovo prendo solo il filo dietro e ricomincio da capo. Quindi vado nella maglia alta successiva e realizzo una normale maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e invece realizzo una maglia alta in rilievo, però andando sul filo dietro. Ancora vado nella maglia alta successiva, entro sempre nel filo dietro e vado a fare una maglia alta e ricomincio da capo. Quindi maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta e rilievo dietro, entrando quindi nel filo dietro, una seconda maglia alta nel filo dietro e si ricomincia. Bisogna fare questo per tutto il nostro primo giro. Ah sì, in realtà questo è il nostro primo giro, quindi per non confonderci, il giro che abbiamo fatto prima è un giro base che non andremo più a ripetere, mentre questo che stiamo facendo è il nostro primo giro. Quindi ripeto, quello di prima era il giro base, questo è il primo giro, così non ci andiamo a confondere. Allora, quindi sto per terminare il mio primo giro, ricordiamoci, questa alla fine l'abbiamo chiamato giro base, quindi entro con l'uncinetto nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Ora il giro che abbiamo fatto è il giro che andremo sempre a ripetere, solo che io adesso alternerò i colori perché farò due strisce di grigio e una striscia di blu. Quindi non spezzo il filo perché poi me lo riporterò su. E vado a fare in questa maniera, quindi mi aggancio con il blu e vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. Scusate, questo blu. Ok, mi sono agganciata, quindi entro dentro la maglia alta e vado a fare una maglia bassissima e vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi una, 2 e 3. Prendo il filo e vado a lavorare normalmente come abbiamo lavorato il giro, quindi andiamo a ripetere sempre il primo giro. Quindi vado alla maglia alta successiva, entro nel filo dietro e vado a fare una maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e di nuovo entro nel filo dietro e vado a fare una maglia alta. Vado dove ho la maglia alta e ricomincio da capo facendo una maglia alta normale e continuo così, quindi per tutto il mio giro, perché questo è il giro che andremo sempre a ripetere. Vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta e rilievo entrando nel filo dietro. Scusate, mi tiro un po' di filo e ancora maglia alta successiva, filo dietro, maglia alta e si ricomincia, maglia alta normale e 2 maglie alte e rilievo dietro. Vedete, la lavorazione che viene fuori è questa. Vedremo questi piccoli scalini qui che daranno un movimento al nostro scaldacollo. Io continuo ad alternare così, come vi ho detto farò un giro di blu notte e 2 giri di grigio, però ripetendo sempre il giro è sempre quello, e vi dirò per quante volte ho ripetuto questo giro. Allora, io ho terminato lo scaldacollo da uomo e vi ripeto che a me è venuto largo 72 cm, mentre come altezza ho lavorato per 24 cm. Naturalmente voi lo volete fare più piccolo e anche più alto. Io, come vedete, ho cambiato il colore ogni 2 giri, quindi ho fatto ogni 2 giri di grigio e un giro di blu scuro. E adesso ho intenzione di fare anche un cappellino utilizzando sempre lo stesso filato da abbinarci. Però questa è la prima parte, quindi per adesso io mi fermo qui. E questo è il mio scaldacollo.